Bentornati su Inscription. Andiamo a iniziare questa nuova puntata, dove ricordate che siamo all'interno della Torre del Mago. Però attenzione, perché siamo davanti a un boss molto difficile da battere, perché è un boss custom. Che vuol dire boss custom? Vuol dire che i suoi attacchi li decidiamo noi. Quindi andiamo a giocare, sperando che la registrazione non faccia le bizze come al solito. Vediamo un po'. Qua risulta che... Aspetta, l'audio si sente? Ma qua risulta che l'audio non sta registrando. Ma che cacchio succede? Pronto, pronto? C'è qualcosa che non va. No, c'è un problema all'audio, mi sa, eh? C'è un problema enorme all'audio, ragazzi. No, aspetta, adesso funziona. Adesso funziona. Ok, eccoci all'interno della torre. Eccoci all'interno della torre del mago. Allora, scusate se ci sono stati dei problemi tecnici. Adesso dovrebbe andare tutto bene. E dobbiamo tornare in cima alla torre, dove ci aspetta il boss custom, che alla fine della scorsa puntata ci ha fatto il mazzo. È l'Uberbot. Non lo so come si chiama. Uberbot qualcosa. Eccolo qua. Ora lo sai. Cos'è che so? Cos'è che so? Io non so niente. Non ho un boss. Riprendiamo dove eravamo rimasti. Come non ha un boss? Cioè lui c'è, cioè un Uberbot che però non ha un boss. Quindi glielo dobbiamo fare noi sto boss. Cioè in pratica ci dobbiamo sconfiggere con le nostre mani. Nello scorso episodio ho fatto delle scelte veramente pessime, anche perché stavo un po' sperimentando con i poteri di questo boss. Stavolta cerchiamo di scegliergli dei poteri che non ci fanno molto danno. Ok, andiamo un po'. Eccolo qua, rieccolo. Il volto, se ricordate, gliel'ho scelto io nello scorso episodio. L'ho fatto un po' più amichevole possibile, perché se questo vi sembra inquietante, gli altri volti che il boss poteva avere erano molto più inquietanti. Ne ho scelto uno quasi amichevole. Comunque andiamo. Dice: lo sviluppo di un gioco è un processo iterativo. È vero, perché nel senso che tu, quando crei un gioco, devi provare e riprovare finché non trovi una combinazione di regole che funziona bene, ok? Quindi anche in questo caso abbiamo, nella scorsa puntata, scelto delle regole che non hanno funzionato tanto bene, perché infatti il boss ci ha fatto il mazzo, ci ha fatto il culo a strisce. Andiamo avanti. Non sono sicura che l'ultima regola funzionasse davvero, infatti no, decisamente no. Magari potremmo provare qualcos'altro. Infatti, scegliamo delle altre regole per questo boss, vediamo un po'. Ogni volta che giochi una carta casuale subisce 5 di danno. Questo è un po' troppo pesante. Lui gioca robot salterante, no. Allora, facciamo ogni volta... Allora, vediamo un po'. Allora, l'iterazione, dobbiamo scegliere l'iterazione, visto che sono tutti malus che capitano, dobbiamo scegliere l'azione che accade meno spesso. Quindi ogni volta che io gioco una carta, oppure ogni volta che una carta muore, sia sua che mia, ogni volta che inizia il mio turno. Qual è la cosa che accade più spesso? La cosa che accade più spesso è giocare le carte, che io gioco una carta, perché in un turno posso giocare anche due o tre carte. Mentre invece... ogni volta che inizia il mio turno è una per turno mio, anche suo ovviamente. Quindi questo accade una volta a turno. Ogni volta che gioco una carta accade... può accadere una, due o tre volte al turno, a volte pure quattro. Però potrebbe anche accadere zero volte in un turno, perché se io non gioco carte in un turno accade zero volte. Però è raro che uno non gioca carte, quindi diciamo che questa secondo me accade più spesso di quella blu. Quella verde accade più spesso. Poi quella rossa, ogni volta che una carta muore, non accade ad ogni turno che una carta muore, però in un turno può accadere anche due o tre volte che una carta muoia. Tipo se io metto degli attacchi particolarmente potenti, gli ammazzo tipo tre carte assieme. Quindi allora la cosa che accade meno spesso, mi sa che ogni volta che inizia il turno, alla fine. Perché le carte possono morire più volte in un turno, però più che altro ciò avviene a gioco avanzato. Nei primi turni no, non muore nessuna carta, magari i primi due turni zero carte, però poi cominciano a morire parecchio. Quindi forse quella che conviene di più
questa qui. Quindi una volta per turno lui, una volta per turno, una carta casuale subisce 5 di danno, è un po' troppo. Potrebbe essere anche una sua carta, però ricordiamo. Lui gioca robot saltellante. Una delle sue carte ottiene una nana armatura. Il che è pesante, perché se poi tutte le carte hanno l'armatura, io non faccio più danni a nessuno. Perché la nano armatura sembra stupida, ma è potente. Visto che blocca il primo attacco, devi fare almeno 2 di danno, se no non fai 0 danni. Ma tutte le carte subiscono un danno, quindi anche le sue. Questa già è più fattibile perché è equa. Viene giocata una carta casuale. Questa pure. Va bene, che lui gioca una carta casuale ogni turno. Oppure perdo una vita. Allora, pure questa è, potrebbe essere fattibile, visto che io posso sempre recuperare questa vita che perdo. Ok. Il problema è che poi noi già sappiamo dallo scorso episodio che quando va avanti il round ci chiederà di mettere altre 2 regole e non possiamo mettere la stessa regola. Non la facciamo. Ogni volta che inizia il mio turno, lui gioca una carta casuale. Iniziamo con questa, la più soft. Ok? Quindi adesso lui dice: ha un buon presentimento per questa regola. Ah, ma me l'ha giocata a me? L'ha giocata dalla parte mia, sta carta casuale. Io pensavo che la giocassi dalla parte sua. Invece mi ha regalato una robo sveglia che gli fa 2 danni. Quindi si è fatto del male da solo il cretino. Lui ha messo un robo baratto, che è pericoloso. È un minatore, che però non può spostarsi attualmente perché sta all'angolo, bloccato da robo baratto. E poi io non posso pescare al primo turno, però posso mettere un contenitore zaffiro e lo metto a bloccare. Potrei metterlo a bloccare robo baratto oppure il minatore. Lo metto a bloccare robo baratto. Quindi comunque 2 danni glielo fate sto giro. Boom. Ok. Ricordiamo che però lo devo battere 2 volte per sconfiggere. Lui mi ha fatto un danno col minatore. Nel frattempo ha giocato un robot saltellante che mi bloccherà l'attacco del robot sveglia. E inoltre farà 1 di danno perché il robot sveglia gli dà un boost. Inizia il turno e lui mi sa che ha giocato l'insetto drone, perché ogni volta che inizia il turno lui gioca una carta. Allora che faccio? Posso parare. Ah no, i contenitori non c'è. Non ho messo la parata aerea sul contenitore. Ho messo la cosa, la batteria. Quindi ora ho 3 batterie. Posso mettere il roboscheletro davanti all'insetto drone, però no, perché poi mi scompare subito e quindi scompare prima che arrivi l'insetto drone. E non posso mettere neanche il contenitore qui, perché questo è danno aereo, quindi non me lo para. Danno aereo non me lo para il contenitore. Quindi che faccio? Posso mettere Sonia però. Sì. Allora intanto pesco un contenitore e metto Sonia qui. Così faccio un danno ora. Distruggo il robot saltellante. Ah, dovevo bloccare il minatore, però mi sono dimenticato. Non posso giocare altre carte. Vabbè. Me la sono giocata male questa, eh. Avrei potuto mettere 2 contenitori, uno qua. No, qua no, perché il danno aereo col contenitore non ci faccio niente. Avrei dovuto mettere il contenitore qua. Vabbè. Intanto il suo danno comunque l'ho. Un danno l'ho comunque, come si dice, ammortizzato. Allora, ha giocato una carta casuale, lui mi ha giocato un drone sentinella a me. Cioè che io faccio danno a lui. Ok. Allora, lui c'ha un robo sveglia. Robo sveglia contro robo sveglia è uno scontro fra titani. Però ovviamente io farò i 2 danni qui a vuoto, poi lui arriverà a mi fare 2 danni a me e mi ammazzerà il robo sveglia mio.
il che è una cosa molto brutta. Due danni che poi diventeranno tre, perché quando lui si avvicinerà diventano tre danni, visto che il robot sveglia lo triggerà. Allora, intanto Sonia ucciderà l'insetto drone, il che è positivo. Ah no, non ucciderà perché fa danno aereo lei. Quindi niente, purtroppo sono due danni aerei questi, quindi non vado a colpire l'insetto drone. Ho fatto una stupidata, devo aspettare il prossimo turno quando Sonia ritorna a terra e poi lo colpirà. Colpirà l'insetto drone. Nel frattempo devo cercare di bloccare il minatore in qualche modo. Lo posso bloccare con l'exoscheletro, oppure posso pescare un'altra carta. Allora, l'exoscheletro su due. Facciamo così, pesco un'altra carta. Alle brutte gioco il contenitore smeraldo. Gioco minatore contro minatore. Ah, con questo minatore posso colpire l'insetto drone e fare un danno qua. Però poi il minatore mi colpirà a me qui. Faccio così allora. Però posso mettere l'ex scheletro qua e il minatore qua. Il minatore ucciderebbe l'insetto drone. E poi il sonno gli farebbe due di danno, quindi sì. È positiva sta cosa. Ok, mi avanzano due punti. Posso mettere l'ex scheletro qui per uccidere il somminatore. Però avrei voluto, avrei preferito, francamente. Avrei preferito fare un solo danno. L'ex scheletro avrei preferito giocarmelo in uno spazio vuoto per fare più danni, però. Robo sveglia sta per morire. Allora, il drone sentinella lo posso spaccare. Facciamo così. Allora, spacco il drone sentinella. E al posto suo ci metto l'ex scheletro. Quindi mossa kamikaze abbastanza, però io gli faccio due danni in più. E almeno sto round ce lo portiamo a casa, forse. Adesso fa un sacco di danni. E sto round l'abbiamo portato a casa. L'ex scheletro è morto. E adesso arriva il secondo round, dove però lui mi dice di aggiungere una regola. Secondo round, allora. Ogni volta che una carta muore. Viene giocata una carta casuale? Allora, quello più innocuo è quello della carta casuale, secondo me. Però potrebbe anche riservare brutte sorprese. Pure io perdo una vita. Pure una carta casuale subisce 5 di danno. Questo è pesante, eh. La mettiamo carta casuale. Ah, vedete, però me l'ha cambiato. Quando io ho messo, ogni volta che inizia il mio turno me l'ha cambiata. Facciamo ogni volta che una carta muore. Una carta casuale subisce 5 di danno. Questo è pesante, eh? No. Perdo una vita io. Tutte le carte subiscono un danno. Queste sono toste, eh. Ogni volta che una carta muore viene giocata una carta casuale. Questa mi sembra meno brutta, dai. Diciamo, quindi un sacco di carte casuali verranno giocate. Ok, intanto sono spuntate tre bot rotti che esploderanno adesso malissimo, distruggendo tutti. E mi distruggeranno questi tre che erano la mia punta di diamante d'attacco. C'è anche un mitragliere doppio. Quindi sto fregato, mo. Speriamo che le carte che vengono giocate siano molte dalla parte mia. Stanno arrivando un minatore robot baratto. Devo assolutamente bloccare o uccidere il suo mitragliere doppio comunque. Posso mettere il grizzo, non lo posso mettere ancora. C'ho un robot saltellante che tra poco si trasformerà e attaccherà pure. E lo mettiamo. No. Robot saltellante lo mettiamo. Oppure posso mettere. Il problema è che sono una merda. Allora, vediamo un po'. Blocchiamo l'attacco del mitragliere doppio e lo attacchiamo con robot saltellante quando si trasformerà. Perché adesso il contenitore di smeraldo, pure se c'ha
il contrattacco non contrattaccherà. Se io lo mettevo qui, non contrattaccava il mitragliere doppio, perché il mitragliere doppio attacca qui e qui. Però ora che il mitragliere doppio lo attaccherà, lui contrattaccherà avanti, quindi farà un danno a buffo all'avversario, dai. Però ogni volta che... ecco, vedete? Ogni volta che muore una carta viene giocata una carta a caso. Infatti mo ha giocato un minatore. Ma ha giocato tutte queste carte dalla parte mia. Si è giocato pure un botto esplosivo. Guardate quante carte extra ha giocato. I miei robot sentinella stanno a fare un po' di casino, eh. Un disastro. Ah, il robot saltellante si è trasformato in robot mannaro. È successo un casino, ragazzi. Allora, sono morte tantissime carte. E lui, o per ogni carta morta, ne ha messa un'altra casuale in gioco. Quindi abbiamo lo schema pieno di carte che si sono anche attaccati fra di loro. C'è un bordello. E c'ho il robot saltellante che attacca tantissimo ora. E in mano c'è anche un contenitore zaffiro che mi pare sia stato generato dalla stampante 3D rotta, che però è morta anche. Dalla mia stampante 3D rotta che è morta, stava tipo qua da queste parti. Allora, vediamo un po'. Adesso minatore farà un danno alla stampante 3D rotta, quindi lui si genererà un altro contenitore vuoto. Il robot scudo farà un danno qui e ucciderà il robot baratto, quindi un'altra carta verrà giocata al posto del robot baratto. Mi sa che ho fatto male a giocare che ogni carta che muore viene giocata un'altra carta, eh. Poi tra l'altro, se io non posso giocare le bombe perché è tutto occupato, un casino, raga. Poi morirà il bot esplosivo, quindi siamo in stallo perché vengono giocate talmente tante carte che non riesco più a fargli danno praticamente. Ho sbagliato tantissimo. C'è un robo cecchino però. Ecco, ma lui gioca un'altra carta al posto delle due che sono state giocate. È un casino, ho fatto male i conti, ragazzi. Ho giocato troppe carte. Non funziona così il boss, perché... no, ma che crei ancora? Ci abbiamo tutto pieno, non riusciamo più a giocare le carte. Allora, dobbiamo creare adesso una regola che ci libera un po', diciamo, il campo di gioco. Ogni volta che una carta muore, un'altra carta subisce 5 di danno. Così ribilanciamo il fatto che arrivano altre carte. Se no facciamo ogni volta che... oppure ogni volta che gioco una carta. Allora, facciamo ogni volta che inizio il mio turno. Una carta casuale subisce 5 di danno. Eh no, però poi quella muore. Sì, è un casino perché... una carta che subisce 5 di danno, se muore, poi entra in gioco un'altra carta ancora. E qua se metto questo andiamo avanti all'infinito, nel senso tipo una carta muore, viene giocata un'altra carta al posto suo, una carta casuale perde 5 di danno, muore, viene giocata un'altra carta al posto suo e viene detto altri 5 di danno, un'altra carta muore, si va avanti all'infinito così, facciamo un loop così, non va bene. Qui dobbiamo fare ogni volta che inizia il turno, una carta casuale subisce 5 di danno. Oppure tutte le carte subiscono un danno. Facciamo questa. Sì, l'abbiamo studiata male sta regola però, eh. Malissimo. Ok, c'è un bot esplosivo qua. Sta mano non finirà mai così. Rimaniamo in stallo per sempre.
Ma le posso giocare? Non le posso bloccare queste cose. Allora. Ormai siamo nella merda più nera. Ecco, mi posso giocare il robo cecchino? Mi gioco il robo cecchino, lo mettiamo qua. Allora vado a cecchinare. E vengo sempre a giocare nuove carte. Non possiamo vincere così. Ho scelto delle regole assolutamente stupide. Il gioco non funziona. Lascio un colpo solo da sparare. E spariamo il segugio. Amore, il botto esplosivo esplode, ammazza tutti, vengono giocate altre carte. Cioè, è impossibile andare avanti così, siamo bloccati, ragazzi. Siamo bloccati. Vedete? Va avanti all'infinito così il gioco. Abbiamo un mitragliere doppio qua. Cioè io ci rinuncio a calcolare tutti gli effetti di causa-effetto, perché tanto qua c'è un disastro. Oh, beh, gli ho fatto un po' di danno, non so manco io come. Ma mi ha ammazzato il mitragliere doppio, me ne ha messo un altro uguale, perché è una carta casuale. È morto il roboscu. Un casino, ragazzi, un casino. Ma peschiamo un'altra carta. Ci abbiamo un robo regalo. Dobbiamo mettere più che altro carte che attaccano. Però nessuna di queste attacca. Attenzione, posso mettere il Grizz, che poi si trasforma e attacca. Quindi la mettiamo qua, dai. Ah no, però adesso mi esplode il Grizz, perché con la reazione a catena mi esplode subito il Grizz. Male, male. Devo fare caso, devo fare in modo che tutte le mie carte attaccano. Ecco, ho giocato un'altra carta, disastro. E non c'ho spazi da giocare! Non c'ho spazi. Ah, aspetta, mo attacca lui. Mi ha dato un'altra stampante del dirrotto e un sottotrone. La mo io qua metterò o un robo cecchino, che questo colpisce doppio, oppure un exoscheletro che fa doppi danni e quindi colpisce anche lo squartagemme dietro. Ma mettiamo un exoscheletro qua. Colpito anche quello dietro, hai visto? Robo baratto si è scambiato. Il gioco... Mo' crasha il gioco, non ci sta a capire più. No, mi ha fatto 3 danni. Mo' il gioco crasha, eh. Sta succedendo un casino, raga. Boss assente, crea regola. Rompe gioco. Infatti sì, il gioco è rotto, siamo entrati in un loop. Siamo entrati nel loophole, il gioco va avanti all'infinito così. Ma c'è uno spazio vuoto nel quale vorrei mettere il robo cecchino doppio. Vediamo come, sono curioso di vedere come finisce. Secondo me finisce che mi finiscono le carte e lui mi fa il mazzo, più o meno. Però lui continua a giocare anche carte dalla parte mia, quindi è un casino. Allora, vai con robo cecchino. Il primo robo cecchino, qui gli faccio colpire il robo baratto. Il secondo robo cecchino, gli faccio un danno così a buffa a lui, più colpisco il robo scudo. Ma però giocherà altre 2 carte, questi 2 che sono morti. Allora, quindi l'unica mia possibilità, io ho fatto 2 danni, l'unica mia possibilità è fare danni con i robo cecchini, perché già me ne ha ammazzato uno, quello più potente. Mi ha fatto un sacco di danni. Fare danni con i robo cecchini mentre lui c'ha gli spazi vuoti, quindi fra un turno e l'altro devo riuscire a togliergli le carte e poi fargli danni aggiuntivi nello stesso turno, perché altrimenti lui poi gli spazi vuoti li riempie con altre carte e non c'è modo di vincere. Ma vediamo un po' davanti al robo baratto, però non lo posso sconfiggere adesso perché c'ha 5 di forza. Mi sarebbe utile una carta che fa doppio attacco, però non mi sa che non ce l'ho.
Posso mettere solo un contenitore che gli fa il danno, diciamo, di contrattacco. Oppure posso mettere il robopesce. Mettiamoci il robopesce, dai. Aspetta, devo prima pescare una carta? Oh, c'è l'uroboro. L'urobot. Mettiamo l'urobot che fa un botto di danni e quando muore mi ritorna in mano più potente. Quindi mi è utile far allenare l'urobot. Allora, ammazziamo il mitragliere doppio. Avrei dovuto ammazzare il robo baratto, così il robo regalo gli faceva danno, forse. Oh, c'è un altro robo cecchino, fermi tutti. Mo' mi farà danno con robo scudo? No, non me l'ha fatto. Ho finito le carte quasi. Allora, c'è robo ameba che è diventato esplosivo. Il che è un problema. Potrei metterlo qua, ma io preferirei usare il robo pesce. Metto il robo pesce qui. Pesce buono. E prima di usarlo uso il robo cecchino per ammazzare il robo scudo, così poi il robo pesce gli fa un danno. Avrei dovuto mettere qui una carta più potente, ma non ce l'ho. Ah, il robo pesce non gli ha fatto danno perché... No, male, male, il robo pesce... Ah, un danno gliel'ho fatto, attenzione. Pesce cattivo. Allora, c'ho l'insetto drone che fa danni aerei, questo è ottimo. Così faccio un danno in più allo stronzo. E poi il robo pesce dovrebbe riuscire a fare un danno nello spaziotto. Quindi in questo turno due danni li faccio. Vediamo un po' quanto mi manca per vincere. Siamo un'altra volta pari. Allora, vediamo un po'. Posso giocare il robo cecchino. Ah, non posso giocare niente, c'è tutti gli slot pieni. Non c'ho robo cecchini, Però due danni gliel'ho fatti, Tre danni gli ho fatti, ottimo. Drone sentinella. Mi è entrato il pesce buono, attenzione. Anche se gioco il rotto, adesso, c'ho una misera possibilità di poter vincere, di uscire dal loophole. Dal loop che abbiamo creato, dal giro infinito. Vediamo un po' se riesco. Allora, posso... robo baratto non lo posso uccidere adesso. Posso mettere un robo ameba che esploderà distruggendo anche il minatore. Non mi conviene tanto. Il minatore mi conviene tenerlo buono finché posso. Qua ci mettiamo un contenitore che così fa contrattacco. Un contenitore casuale. Aspetta, c'ho carte... Non c'ho carte con gemme qua, quindi qualsiasi contenitore metto è uguale. Peschiamo un'altra carta. Oh, lo squarta gemme posso mettere che para i danni aerei. E fa 3 di danno. 3 di danno per uccidere robo baratto, eccellente. Quindi giochiamoci lui. Vai. Allora, quindi ho ammazzato il robo baratto. Non sono riuscito a far danni a sto turno, Carta esplosiva, mo esplode e fa casino. Che mi ha fatto esplodere questa a destra. Ok, è entrato un robo cecchino nuovo, E anche per me un robo baratto è entrato. Allora, mi servirebbe un altro robo cecchino. Perché se concentro due robo cecchini sulla stessa carta, tipo qua, su questo bugio metallico, faccio un altro danno. Quanti danni mi mancano per vincere? Mi mancano due danni per vincere. Oh, se io metto il robo cecchino qua, uccido il segugio metallico, lui gli fa altri due danni di due punti di danno, più quello l'altro robo cecchino gli faccio un terzo punto di danno, riesco non solo a vincere, ma anche a prendere un dollarone bonus. Eccellente, vediamo un po'. Aspetta, però posso anche usare il mitragliere doppio qui volendo, C'ha la stessa funzione, quindi va bene anche il mitragliere doppio. Però c'ho anche il robo cecchino, vediamo. No, non ce l'ho il robo cecchino? Sì, eccolo. Dov'è? Ecco, c'ho sto robo cecchino. Quanti danni fa? Non me lo fa vedere. Robo cecchino, mitragliere doppio. Il mitragliere doppio fa 2 di danno.
Vabbè, usiamo il mitra... Vabbè, uguale, usiamo il mitragliere doppio, dai. Tanto danno lo devo fare al segugio metallico. Vai. Segugio ucciso. Il mio segugio metallico gli fa 2 di danno. Il robo cecchino gli fa 1/3 danno. E ho vinto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti dal lupo. Siamo usciti dalla spirale infinita. Ci siamo riusciti alla fine. Oh, è stato lunghissimo sto scontro, eh. Ok. E abbiamo liberato il terzo. Abbiamo liberato il terzo monolite. Ci manca il quarto e ultimo, che forse è quello che sta all'interno della casa stregata, o forse sta dopo il ponte, non lo so. Comunque, prendiamoci dei soldini extra e andiamo a potenziare una carta. Allora, qua io non so se il potenziamento gli metterà un sigillo. No, me le potenzia tutte? Allora, a tutte gli posso aggiungere un qualcosa. Quindi, blocca da neri, scudo o mitraglietta. Io lo scudo, dai, metto lo scudo. Sì, però alcune carte non hanno bisogno di scudo. Perché alcune carte devono proprio morire per migliorare, tipo l'Uroboros. Vabbè, usiamo uguale lo scudo, dai. Allora, l'Uroboros, aspetta, vediamo un attimo l'Uroboros che come sta messo. L'Urobot, o meglio, l'Urobot dov'è? Eccolo. C'ha 4 e 4 adesso, eh. Però non c'ha... Ah, non me l'ha applicato. Non me l'ha applicato lo scudo alle carte, guardate. Nessuna ce l'ha. Come cacchio è possibile? Nessuna carta c'ha lo scudo. Quindi mi ha preso per il... Ah, no, mi ha applicato lo scudo ai contenitori vuoti. Quindi. Eh sì, c'hanno tutte lo scudo. Più c'hanno il contrattacco e la batteria. Si continuano i ruoli, sono diventati super potenti. Ok. Sgranchiamoci un po' le gambe. Questo l'abbiamo risolto. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa all'interno della fabbrica. Sono libri sospesi. Vediamo un po' il blob se dice qualcosa. Ciao blob. Hai sconfitto il boss incompiuto? Ebbene sì. Paradossale. Non ho potuto fare a meno di tifare per lui. Disgraziato. Mi ha ricordato il maestro. Ma chi? Magnificus? Sì. Allora qua sui codici ancora non ce l'abbiamo. Qua non so ancora cos'è sto coso luminoso. Questi sì, enigmi li abbiamo risolti. Tranne questo che non può essere aperto. Andiamo avanti. Ok, continuiamo la nostra avventura. Usciamo dalla torre. Scendiamo i vari piani della torre. Qui c'è un... posso buttare una carta per 6 rubomonete, ma io non voglio buttare nessuna carta. C'è una carta talmente scomoda e brutta che vorrei buttare? C'ho troppe carte, in effetti, però... Nessuna è troppo scomoda o troppo brutta, quindi non butto nessuna carta. Allora, dobbiamo tornare al ponte, ricordate? La chiave, invece, per la casa stregata ancora non ce l'abbiamo. Però possiamo tornare al ponte, che adesso è aperto. Dovrebbe stare da ste parti il ponte. Eccolo qua. Però prima di andare sul ponte, esploriamo un altro po', non vorrei che mi fosse sfuggito qualcosa. Questo già l'abbiamo visto la scorsa puntata. Questo è il protagonista con la sorella, che credo sia morta. E credo che forse potrebbe esserci un colpo di scena, come ho detto nella scorsa puntata. La programmatrice del videogioco di Inscription potrebbe essere la sorella morta, forse. Non lo so. Ma vedremo. Vedremo. La nuova area. Nuova area. Siamo qui. Ma perché sti teschi? Ah, questi qua sono i boss che ho sconfitto. Siamo su Botopia Occidentale. E adesso noi andiamo... Quindi quello era l'Uberbot Incompiuto, si chiamava lui. Mamma mia, ci è voluto ammazzarlo. Andiamo quindi nella nuova area, che come sapete in realtà è la fabbrica dei robot in versione olografica.
La grande trascendenza incombe su di noi. Penso che sia la morte la grande trascendenza in realtà, eh. Sto cercando di fare la mia parte. Cosa aspetti? Vai avanti. Ok, siamo all'interno della fabbrica robotica. Posso migliorare delle carte qui? Ma penso che forse prima è meglio che combattiamo sto boss. Sto avversario, che dite? Ok. C'ho Robo Ameba, donatore di fragilità. Ok. Quando muore, una creatura scelta dal suo proprietario riceve la fragilità. Nel frattempo qui c'è una torre conduttrice e due conduttori, uno nullo che c'ha zero attacco e uno che invece c'ha due di difesa, che è un po' più potente. Allora, i conduttori hanno la caratteristica che se riescono a fare un circuito non interrotto da sinistra a destra, quindi tutte e cinque carte conduttori, il proprietario avrà batterie infinite fino a quando regge la connessione, capite? Quindi è un po' problematica la cosa. Sta cosa l'abbiamo vista, meccanica l'abbiamo vista all'interno del gioco quello in 2D, però non l'abbiamo messa in atto perché neanche mi serviva, visto che lì ho usato sempre lo stesso mazzo, se ricordate, che non c'è stato bisogno mai di cambiarlo. Intanto ci abbiamo Robo Ameba, minatore, un altro minatore con il contrattacco, però attualmente posso giocare solo il contenitore smeraldo e ce lo giochiamo, nessuno di questi attacca, eh? Ce lo giochiamo qui perché questo c'ha più uno. No, in realtà no, non mi conviene giocare niente, dovrei giocarlo davanti a uno che attacca, ma qua nessuno attacca, quindi me lo gioco qui a caso. Ok, andiamo avanti. E intanto lui mi ha fatto un danno. Avrei dovuto giocarlo qui. Vedi che sono stupido. Sono cretino proprio. Non ci ho fatto caso. Pensavo che fosse un conduttore innocuo anche lui. Invece no. Allora. Si sta riavvicinando un robot saltellante. Quindi il contenitore smeraldo qua. Veramente ho fatto male a giocarmelo qua. Perché questo non attacca. Fa... E poi un automa. Devo bloccare la torre conduttrice. Assolutamente. E gli faccio anche il contrattacco con questa. E inoltre mi gioco il Robo Ameba qui. Così gli faccio un danno e poi la fragilità la posto su uno di questi conduttori nulli. Ah, c'è il conduttore di buff che aumenta la potenza. Questo qui lo devo ammazzare. Ok. Robo Ameba. Metto la fragilità all'automa che c'ha due d'attacco. Che vedi? Ah, il conduttore di buff ha dato il più uno all'automa, mi sa, forse. Ok, quindi ho messo la fragilità. Allora, devo parare assolutamente sto automa qua. Oppure gli faccio il contrattacco. Allora, visto che c'ho questo, il zaffiro, sto minatore mi costa uno invece di due. Quindi io faccio così. Metto il contrattacco qui. E poi metto il minatore, l'altro minatore qui. Poi posso giocarmi anche... No, questo non lo gioco. Perché questo contrattacca, qui mi blocca, mi va in stallo. Perché questo non attacca. Il contenitore non attacca e rimango in stallo là. Ok, contrattacco. Il robot saltellante è stato contrattaccato. Prendiamoci una carta attacco. C'è così tanto da vedere. Bene sì, perché ci sono un sacco di tue amiche carte, caro mago bot solitario. Lui vuole sempre andare appresso alle altre carte. E lo usiamo per attaccare il conduttore di buff. Gli facciamo il mazzo. Si attacca. Bravo, bravo mago bot solitario. Boom, boom, boom. Dai, che ho quasi vinto. No, è arrivato il bot esplosivo. No. Contrattacco. Contrattacco. Mario, il bot esplosivo mi fa esplodere il minatore. Però attenzione, se io qui lascio vuoto,
Il minatore, dopo aver attaccato, si sposterà e quindi nessuna delle mie carte verrà fatta esplodere. E infatti questa mano non gioco niente. Resto così. Quindi attacco. No, no, ha fatto l'attacco istantaneo. Ma m'ha fregato. M'ha fregato. Perché dopo l'attacco si doveva spostare. Ma prima di spostare il bot esplosivo l'ha fatto saltare in aria. Non è giusto, ragazzi, non è giusto. Ok, c'è un robot saltellante a costo zero qua, attenzione. Perché il mana azzurro qua gli ha conferito il costo zero. Però lui non attacca, questo è il suo problema. Posso mettere il Grizz qui per distruggere... No, aspetta, mi conviene... Allora, mettere un contrattacco... no, qui non contrattacca niente, perché l'insetto drone attacca in aria. Mi serve un robot che attacca e non ce l'ho. Non c'è nessun robot che attacca. Allora, metto il robot saltellante che mi para gli attacchi aerei. Lo metto qua. Che mi costa pure zero batteria. E poi mettiamo il Grizzly qui. In modo che quando si trasforma gli fa tanti danni. Però... quando si trasformerà avanzerà il conduttore di buff, che comunque farò fuori grazie al Grizz. Andiamo. Ho vinto. Non avevo calcolato il nostro amico mago solitario, che zitto buono ha fatto 2 di danno. Che è sta cosa? Che è qua? Di sicuro pensi che quello che faccio sia semplice. No, giocare con i numeri, aggiustare la grafica. E voilà, Botopia è pronta. No, te sbagli. Provaci tu a creare una carta, vai. Ma prima scegliene una da riciclare. Ah, devo scegliere una carta da buttare. Vediamo un po', una carta tipo debole. Robo regalo, robo saltellante. Ah, c'ho tanti minatori, potrei sacrificare... No, però questo è il minatore doppio. E questo è il minatore contrattaccante. C'ho anche un minatore che non fa niente, però c'ha le gemme. Questo pure è utile, quindi... la allora, carta meno utile forse che c'ho la stampante 3D root attualmente. Allora, l'Urobot, per carità, non lo tocco per niente. Tagliere doppio. Il Grizz... no, il Grizz è forte, perché quando si trasforma devasta tutto. Sono tutte forti le carte che c'ho, non ne voglio buttare nessuna. Forse la meno forte è Sone, però fa l'attacco aereo. Quando si trasforma. Non voglio buttare nessuna carta, mi piacciono tu. Forse il più stronzo è Robo Ameba. Perché Robo Ameba non sai mai quello che ti capita, a volte ti capita in maniera veramente fastidiosa delle carte inutili. O dannose addirittura. Se no, minatore ce ne ho 3, ne posso scartare uno. C'ho questo qui che c'ha le gemme e non c'ha nessun altro potere. Gli altri due non hanno le gemme, però. Però c'ha tipo questo, c'è il contrattacco e questo c'è il doppio attacco, che sono utili. Questo invece c'ha le gemme, costa poco. Se mi capita una gemma blu, lui mi costa 1 invece di 2. Ed è positivo il minatore con le gemme. Grizz non voglio buttare. Posso buttare il robo regalo, che però è mannaro, si trasforma lui. Non mi conviene buttarlo, diventa lupo mannaro. Quindi o butto il robo ameba, che tanto è una sola, oppure butto uno dei tre minatori, oppure posso buttare la stampante 3D rotta, che c'è l'overclock. Ah, in pratica l'ho fatta diventare più potente, però se muore viene tolta dal gioco. Quindi questa è una carta che già è destinata. Ma poi tra l'altro è morta nello scontro contro l'Uberbot incompleto, perché sta ancora nel mazzo. Quindi questa è una carta che comunque è destinata a sparire. Quindi usiamo questa. Vai, uso la stampante 3D rotta. Che vuol dire 2 PS? 2 punti? Me la sta riciclando. Ok, genio, falo. Creiamo una carta.
Vediamo un po' come la possiamo creare. Spendi PS. Ah, 2 PS vuol dire che mi ha dato 2 punti per la... Ah, a questo serve la stampante che sta al lato del piano di gioco, per stampare una carta a nostra, a nostro piacimento. Allora, spendi PS per acquistare statistiche e sigilli. Più alto il costo dell'energia, maggiori saranno i PS che ottieni. Quindi partiamo da 4 PS. 3 PS se la faccio costa 0. Allora, la faccio costa 2? O 3? Ma visto che comunque ci abbiamo... tutti i vari contenitori vuoti che ogni volta ci danno una cosa, io già dal secondo turno posso giocare le carte con 3, quindi me la faccio che c'è 3, ok, me la faccio da 3, che già al secondo turno la posso giocare se voglio. Poi ma mi devo giocare i punti salute, i punti attacco. Mi faccio un attacco forte, poca salute. Spendi PS per acquistare statistiche e sigilli. Più alto il costo dell'energia, maggiori saranno PS che ottieni. Due di attacco e due di difesa, facciamo? E però mi rimane solo un PS dopo. Ah, vedi, questa tipo costa più di un PS. Questa costa 0, questa costa 1, questa costa... costano tanto questi, eh? Tipo questa costa 0, l'attacco aereo costa 0. Questa costa 2, infatti scendiamo di 1. Però l'Uroboros è bella perché quando muore ritorna più forte. L'Uroboros mi piace, la facciamo così. Paraculata, la facciamo così. Partiamo con 1 e 1. Poi gli mettiamo l'uroboro. Scusa, ogni volta che muore questi aumentano. Come la carta uroboros che ci abbiamo. Poi gli possiamo aggiungere anche un'altra cosa. Tipo, ho il contrattacco. Attacco aereo no. La puzza, che quindi la carta davanti perde potenza. Attacco mortale. Non lo possiamo mettere, attacco mortale, costa troppo. Mi aumenta la batteria. Esplode no. Fragile no. Cecchino, sì, questo è utile il cecchino. Ah, però costa troppo, costa 3, non ce l'abbiamo. Questa costa 0. Ed è che la carta davanti diventa più potente. Questa è controproducente. Sposta le altre carte. Questa può essere... costa 1. Questa può essere utile perché così fa danno omogeneo, cioè fa danno in giro per tutta l'area di gioco. Questa costa troppo, no? Questa costa 4 addirittura, doppio sparo. Questa costa 2, che è il contrattacco. Questa è utile però, il contrattacco, eh? Allora, e uso questa. Allora, immortale e contrattaccante, però costa 3, quindi ogni volta che muore io per rimetterla in gioco devo spendere ogni volta 3, però mi va bene così, secondo me è ottima così sta carta. Come la vedete? Che questa poi ogni volta che muore diventa sempre più forte, come l'Uroboros. Ok, fatto questo, come faccio a stamparla? No, ma come la stampo? Dove devo andare per stamparla? Andiamo avanti. Ah, l'aspetto. Gli possiamo dare un aspetto. Vediamo un po'. Lega il computerino in testa. Allora, vediamo un po' le caratteristiche che c'ha. Allora, è immortale e contrattacca. E diventa sempre più forte. Quindi che vediamo un po' che possiamo mettere. Guarda che faccia. È immortale, contrattacca, diventa sempre più forte. Possiamo mettere o le corna, il computerino, o le braccia alzate, Frankenstein. Ah, le corna mi piacciono però. Mi piace sta faccia così. Come fa così? Ah, col fucile, guarda che figo. Questo è super. Mi piace quella col fucile.
C'è quattro braccia così, che figo. È una batteria con quattro braccia. No, però mi piace questa che è corna, ok. Gran Cicci 2000! Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Mini Cicciolo 2000, figo. Mini Cicci Mirabolo. Ma no, è fantastico che puoi scegliere il nome della carta, ragazzi. È una cosa fantastica. Mega Cicci 2000, Arci Cicci, Anti Cicci, Ultra Cicci, Iper Cicci, San Cicci! San Cicci è bello. Dottor Cicci 2000, signora Cicci, signor Cicci. Invece Ultra, Ultra Genio 2000, Ultra Bello, Ultra Gentile, Ultra Bomba, Ultra Bottino, Ultra Fracasso 2000, Ultra Ultra 2000, Ultra Follia 2000, Ultra Fuoco, Ultra Cicci. Ultra Ultra 2000 mi piace. Iper Ultra 2000, San Ultra, Dottor Ultra, Signora Ultra, sì, no? Mega Ultra 2000, Arci Antiuto, Ultra, Iper Ultra, Iper Ultra 2000 è figo, però. Però mettiamo Mini, Mini Ultra Mirabolante, Mini Ultra X, Mini Ultra Egregio, Mini Ultra Robot, Mini Ultra Onnipotente, Mini Ultra Mini Ultra Automa, Mini Ultra Macchina, Mini Ultra 2000 mi piace però. Allora, Mini Ultra Onnipotente lo chiamiamo. Ultra Ultra. Iper Ultra Onnipotente, il sano. Dottor Ultra Onnipotente. Aspetta, però mi fa ridere, sapete quale? Dottor Cicci Onnipotente fa troppo ride, però. Dottor Fracasso Onnipotente pure è figo. Dottor Follia, ah, fa troppo ride. Allora, Mega Genio Onnipotente è figo. Ultra Genio Onnipotente, dai. Signor Genio. San Iper Genio, Ultra Genio. Mini Genio Onnipotente è figo, però io metterei Ultra Genio Onnipotente, oppure Iper Genio. Ultra Genio, però Ultra Cicci Onnipotente fa ridere, però, eh. Ultra Fuoco Onnipotente, che figata sto nome. Ultra Cicci Onnipotente però è figo. Ultra Cicci Onnipotente. Allora, Ultra Risata, Ultra Fuoco. Come lo chiamiamo? Io sono indeciso perché queste combinazioni di nomi fanno troppo ridere. Ultra Genio Onnipotente fa ride, però io metterei Ultra Cicci Onnipotente fa più ridere. Ultra Follia, Ultra Fuoco Onnipotente però è figo, però, eh. Ultra Cicci Onnipotente mi fa troppo spaccare le risate, ragazzi. Lo chiamiamo Ultra Cicci Onnipotente, ho deciso, basta, è lui, è lui. Ultra Cicci Onnipotente, grande, che nome figo, ragazzi, molto originale, infatti. Dovrei riuscire a inviare i componenti con il nastro trasportatore. Ecco qui. Ok, mo quindi dobbiamo andare alla stampante per prendere la nostra carta. Direi che ah, fighissimo, Ultra Cicci Onnipotente. La carta più bella di tutto il gioco. Questa è la carta più bella di tutto il gioco. Non potete dire di no. Questo man mano che va avanti più muore più diventa forte, diventa una bestia questo. Alla fine ci avrà tipo 80-80, 80 d'attacco, 80 di difesa alla fine. Ovviamente no, non ci arriviamo a 80 di attacco e difesa, però. Ultra Cicci Onnipotente, la carta più bella del gioco, dov'è, dov'è? Eccola! Fantastica, costa solo 3, costa solo 3 energie, ragazzi, è la carta più bella del gioco. Allora, intanto noi... Ah, ma non me la doveva creare qui? Ecco, lui. Ultra Cicci.
Ciao Ultra Cicci, che ci fai qui sulla stampante? Quindi me l'ha stampata, vedete, mi ha stampato Ultra Cicci onnipotente. Bellissimo, ragazzi. Allora facciamo un'ultima cosa prima di chiudere la puntata. Andiamo a potenziare una carta, ok? Vediamo un po'. Prossima puntata usiamo Ultra Cicci, non ce n'è per nessuno, eh. Guarda, è gratis. I tuoi contenitori d'ora in poi saranno conduttori. Non ti preoccupare. Ah, quindi diventano anche conduttori di corrente per darmi energia infinita. Se riesco a collegarli tutti. Fatto, bastava avere solo un po' di pazienza. Vediamo un po' come sono adesso le carte conduttori. Vedete, sono anche conduttori ora. Però le carte normali no. Le carte normali non ce l'hanno sta caratteristica delle mie. Vedete, queste non sono conduttori. Forse più avanti me le fa diventare conduttori anche. Man mano, vedete, man mano che andiamo avanti, il gioco diventa sempre più complesso. Perché il mitragliere doppio c'è? Ah, era buggato, mi faceva vedere l'energia di Ultra Cicci onnipotente solo il mitragliere doppio. Ok ragazzi, salutiamo l'Uberbot incompleto che abbiamo sconfitto in questa puntata. Salutiamo anche Ultra Cicci onnipotente. E per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Inscription, dove finalmente metteremo in atto il nostro Ultra Cicci onnipotente. Ciao ragazzi, alla prossima!